ragazze, allora nuovo video. Questo, come avete letto dal titolo, sarà il video riguardante la nuova collezione di make-up che possiamo trovare da Lidl, quindi marcata Sien, Romantic Rose. Vi avevo già annunciato in parte questa collezione in uno degli ultimi video novità della settimana, che vi lascio naturalmente qui sopra, in cui vi dicevo che appunto avremmo trovato in questi giorni alcuni nuovi prodotti di make-up in limited edition. Non saranno quindi prodotti in collezione permanente che troviamo sempre in ogni momento da Lidl. Mi vedete in queste condizioni un pochettino strane perché con voi volevo provare alcuni prodotti che ho acquistato e di cui mi avete chiesto sotto l'ultimo video appunto una piccola recensione. Approfitto quindi in questo momento proprio per provarli con voi, di modo che posso darvi in primis le mie prime impressioni su alcuni prodotti che ho appena acquistato e seconda cosa una recensione su alcuni prodotti che ho provato ormai da un anno, perché comunque ricordo che la Romantic Rose è uscita più o meno nello stesso periodo anche lo scorso anno. Prima di iniziare il video però volevo accendere la nuovissima My Jolie Candle che appunto ho ricevuto dall'azienda e che sono contentissima di provare in quanto è una candela davvero molto grande e pesante ma allo stesso tempo molto bella, che secondo me disposta anche in casa fa davvero arredamento. Sono rimasta davvero entusiasta da questo prodotto soprattutto per la fragranza, marshmallow grillé, e ha un profumo dolce davvero buonissimo. Questa è la confezione esterna, molto carina, e all'interno troviamo questa candela completamente bianca e il logo qui riprende parte della confezione esterna. Come in ogni My Jolie Candle all'interno possiamo trovare un gioiello, penso proprio che troveremo un anello di Swarovski. Voglio quindi accenderla adesso e a fine video forse riusciremo ad estrarre anche il bijou. Comunque, bando alle ciance, iniziamo a parlare della Romantic Rose. Ho trovato vari prodotti appunto di questa limited edition, alcuni hanno un buon inci, altri un pochettino meno. In primis sono vari smalti, tutti di colore per lo più nude, come ad esempio dei rosa, dei marroncini, dei bianchi, eccetera. Secondo prodotto, il liquid concealer, ossia il correttore liquido, in due tonalità, medium e light. Io ragazze non ho acquistato il correttore liquido in quanto non ha un buon inci, contiene dimeticone. Stessa cosa anche la Perfect Eye and Makeup Primer, ossia un primer nel packaging fucsia. Anche questo ragazze purtroppo non ha un buon inci. Nella collezione fanno parte poi ben 4 burro cacao colorati, simili rossetti, abbastanza lucidini, so che tantissime di voi adorano. Io purtroppo non amo particolarmente acquistarli e neanche indossarli perché ho notato che con il tempo tendono un pochettino a seccarmi le labbra. Comunque alcuni colori disponibili sono il 01 Dusty Rose, il numero 05 e il numero 24. I burro cacao colorati devo dirvi che non hanno un inci poi così male, l'unica cosa che se avete labbra secche non vi consiglio tantissimo di provarli. Sono disponibili 2 mascara, primo è quello col packaging nero e il secondo è il volume curl col packaging fucsia. Nessuno dei 2 mascara ha un buon inci, ma ho deciso di dare fiducia al prodotto, quindi ho acquistato il Sien Volume Curl Mascara. Contiene 10 ml di prodotto e ha un PAO di 6 mesi. Non l'ho ancora provato, quindi lo apriamo proprio adesso insieme. Mi fa piacere che tutti i prodotti Sien sono iper sigillati. Il mascara in questione ha questo scovolino, quindi è praticamente curvo e piccolino. Comunque adesso con il mio specchio proviamo insieme assolutamente ad applicarlo. Già mi sono sporcata, ma non fateci caso, adesso risolviamo subito. Wow! Devo dirvi che questo scovolino abbastanza incurvato tende moltissimo ad incurvare le ciglia, cioè guardate già che spettacolo. Sono davvero stupita perché comunque con altri mascara Sien, anche quelli che troviamo nelle collezioni permanenti, non mi sono trovata molto bene. Come prima impressione questo non è per niente male, rende le ciglia molto più lunghe, abbastanza nere, non troppo, e più incurvate.
e comunque non è un mascara pesante. Sono davvero stupita positivamente perché non mi aspettavo un risultato del genere. Adesso continuiamo con una seconda passata. Mi piace tantissimo, quasi a livello dei miei mascara essence preferiti. Lo applico anche un pochettino nelle ciglia inferiori. Questo scovolino devo dirvi che non è molto facile da utilizzare perché comunque è molto curvo, davvero tantissimo, e qui nella parte esterna va benissimo, ma quando poi arriviamo nella parte interna bisogna stare attenti, altrimenti come me ci si macchia subito. Vado subito a correggere la parte che ho sporcato, e questo è il mio occhio con due passate, e adesso lo vado ad applicare anche all'altro occhio. Notate proprio a vista la differenza. Quando iniziate a prendere la mano con questo scovolino e questo prodotto, vedrete che vi macchierete sempre meno. Quando inizia a sentirsi il profumo della candela, e davvero questa cosa mi rilassa tantissimo. Ne mettiamo naturalmente un pochettino anche sulle ciglia inferiori. Sono davvero molto contenta, il prezzo dovrebbe essere 1,79€. Proseguiamo poi con il pezzo forte, almeno secondo me, della collezione, ossia la Compact Powder. La famosissima cipria di Sien, che so che in tantissimi aspettavate, fa parte appunto della Romantic Rose ed è disponibile in due versioni, la numero 01 e la numero 02. Naturalmente io ho acquistato la numero 01. La confezione contiene 4,5 grammi di prodotto e ha un PAO di 24 mesi, quindi un anno. Come potete ben vedere, già in passato avevo acquistato e terminato questo prodotto. È difficile da maneggiare, nel senso che dovete stare attente a non farla cadere, tende a sgretolarsi molto facilmente. La cipria è identica, anche l'inci ho notato che è lo stesso. Di questo prodotto ha inci ottimo, come aveva inci ottimo anche l'anno scorso, quindi vi consiglio assolutamente di provarla. Come per il mascara, vedete che la cipria è completamente sigillata, è molto setosa. Per la mia carnagione chiara ho preso la colorazione più chiara. Vorrei adesso applicarla con voi. Io non ho fondotinta, ho semplicemente messo due correttori sul contorno occhi, quindi uno più aranciato e uno più chiaro. Applico proprio come fondotinta in polvere, quindi vado, batto l'eccesso e inizio ad applicarla. Mi tengo per lo più qui dove ho messo il correttore, l'ho messo anche un pochettino sul naso e qui sopra. È un prodotto, come per lo scorso anno mi ricordo, abbastanza polveroso, quindi comunque vi consiglio sempre di battere l'eccesso, e ragazze, applicandola dà proprio un effetto di pelle settata, cioè nel senso di correttore messo, applicato e sigillato per bene. Sono stata davvero contenta di poter riacquistare questo prodotto, soprattutto che sono riuscita a trovarla, perché ne erano rimaste ben poche nell'espositore. Per me continua a essere un prodotto fantastico, soprattutto perché mi sembra venga 1,50€, 1,60€, e naturalmente ha un buon inci. Come sapete, non so se seguite un po' anche i miei video, da poco è arrivata la cipria in collezione permanente da Lidl, e devo dirvi che fra le due questa della limited edition mi sembra molto migliore. Con questa mi trovo meno bene, anche il colore cambia molto. Calcolate che questa è la numero 11 medium ed è il colore più chiaro, mentre della cipria, questa è la limited edition, con questo colore proprio porcellana è davvero ottimo, soprattutto per la mia carnagione molto chiara. Proseguiamo poi con l'ultimo prodotto, ossia la matita per sopracciglia. La Sien Eyebrow Styler è disponibile in due colorazioni. Io ho acquistato l'anno scorso la più chiara, come potete vedere è straconsumata ed utilizzata, perché comunque è una matita che devo dirvi utilizzo spesso, soprattutto perché ha un inci ottimo. Pensavo che contenesse paraffina, invece sono andata da Lidl proprio oggi adesso e ho visto che non è niente male. Ora la applichiamo insieme. Forse questo colore è un pochettino chiaro per la mia tipologia di capelli, è il mio colore di capelli, però ragazze, io preferisco non avere le sopracciglia troppo scure. Con il pennellino nella parte opposta le
pettino e sfumo anche un pochettino il colore. Io le pettino sempre dopo e non prima, perché comunque già quando le ho sistemate ho delle sopracciglia abbastanza, diciamo, ordinate di mio. Per me è un prodotto perfetto, perché comunque, come vi ho appena detto, ho già delle belle sopracciglia. Non è un vanto, nel senso che comunque ne ho tante, devo stare a spinzettarmi per far sì che siano ordinate. Prima di concludere il video, realizzo anche un pochettino di contouring e questo è il risultato finale. Devo dirvi che sono molto entusiasta di tutti e tre i prodotti. Comunque ragazze, con questo è tutto, finalmente terminato il video, posso estrarre dalla mia Jolie Candle il prodotto che ho ritrovato, questo bellissimo anello di Swarovski. Qui infatti c'è anche la certificazione e io direi che posso indossarlo subito, perché è davvero stupendo e dà una luce fantastica. Io vi mando come sempre un bacio grande, ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanellina, di lasciarmi un bel pollice in su di supporto e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!